Tanto vi ringrazio per essere qui, sia perché la mattina è stata lunga, poi dopo pranzo di solito le defezioni iniziano a essere importanti. Come va detto Luca, io sono Vigran Giuberti di Partec. Probabilmente Partec l'avete la prima volta che la sentite, prima ci conoscevate col nome Baden. Vi spiegherò un po' la storia che ci ha portato anche a questo cambio di nome. Io mi occupo del marketing comunicativo operativo dell'azienda, ma molte delle cose che vi racconterò in qualche modo le ho toccate con mano, perché per anni sono stato un IT Solution Architect e in Babel mi occupavo della prevendita tecnica. Allora, intanto vorrei raccontarvi rapidamente chi siamo e qual è il nostro rapporto con Oracle. Partec come holding è nata più di 15 anni fa. Prima era composta da due business units separate, Babel nell'area romana e Soltec nell'area milanese. L'anno scorso ci siamo fusi, anzi ormai a fine 2013 ci siamo fusi e abbiamo creato una nuova realtà di circa 200 persone con 15 milioni di euro di fatturato e continuiamo a fare quello che facevamo prima, semplicemente in maniera un pochino più allargata. Continuiamo a erogare servizi professionali altamente qualificati, molto specialistici, quindi sia Manpower classico ma anche architect su tematiche complesse. Progettiamo delle soluzioni cross market, quindi sia per il mercato telco, sia per il mercato finance, ad esempio, e siamo tuttora attivamente impegnati in ambito open source, sia nella diffusione della cultura open, sia come contributor e maintainer di diversi progetti. Il nostro rapporto con Oracle è iniziato nel 2010, quando c'è stata l'acquisizione di Sun Microsystems. La business unit di Roma, infatti, quella che si chiamava Babel, che probabilmente già conoscevate, è nata proprio come braccio armato sul mercato delle telco italiane. Il nostro rapporto col tempo si è evoluto, per noi Oracle non è appunto solo il discorso ex Sun Microsystems, ma anche tutto il discorso Oracle Database, e recentemente abbiamo conseguito la specializzazione su MySQL 5. Siamo Gold Partner e adesso possiamo finalmente vantare anche questo piccolo badge aggiuntivo. Chi sono i nostri clienti? Sono molto variegati. Come vi dicevo, con la fusione abbiamo acquisito una customer base più ampia che include grossi sistemi integrator, i principali provider italiani, grossi clienti nel mercato finance e non solo, c'è anche il public sector. Noi a questi clienti eroghiamo cosa? Eroghiamo, come vi dicevo, servizi e progetti in più ambiti. I principali sono l'IT Infrastructure and Services, quindi soluzioni per l'infrastruttura, monitoring reporting, security, comunicazione, tutta una serie di soluzioni per il mercato verticale del finance. Abbiamo una soluzione dedicata per il trading online e abbiamo realizzato la prima piattaforma di trading da mobile, quella di WeBank, per la quale abbiamo vinto anche un premio. E poi abbiamo tutta un'area trasversale dedicata a ciò che riguarda la business intelligence. Oggi vi presento una offerta dedicata all'adozione di MySQL, visto che siamo qua con gli amici di Oracle. Abbiamo composto un'offerta basata su tre bundle che si sposano in qualche modo con ciò che sono le possibili fasi di adozione del prodotto. Quindi il primo pacchetto, l'Adoption Pack, è dedicato a chi ancora non ha scelto il prodotto e ha bisogno non solo delle licenze che offriamo a un costo scontato, a un prezzo scontato, ma anche del supporto per la progettazione e la prima installazione e configurazione. Il Migration Pack invece è dedicato a chi utilizza già delle altre piattaforme, magari concorrenti, e anche a seguito delle interessanti presentazioni di Luca e di Marco ha capito che MySQL può essere adatto alle sue esigenze e vuole migrare, ma non ha ancora le competenze necessarie. Questo pacchetto è dedicato proprio a questo tipo di aziende. L'ultimo pacchetto, che è agganciabile anche agli altri due, è il Support Pack, il quale prevede il pacchetto di servizi professionali, sempre a un prezzo scontato, erogabili on site da remoto, e la possibilità opzionale di fare anche training on the job. Questo è applicabile sia a MySQL Community che Enterprise, perché molti utenti dell'Enterprise Edition sono prima passati dalla Community, hanno avuto modo di provare, di sperimentare, di toccare con mano come funziona,
hanno raggiunto un certo livello di complessità dell'infrastruttura e hanno capito che hanno bisogno di fare il grande salto. Quindi noi vi possiamo aiutare anche a fare questo percorso. Iniziamo a parlare invece del tema vero di questa sessione, l'alta disponibilità. Partiamo da un assunto. Le grosse cause di un disservizio si possono ripartire in due macro blocchi, uno che rappresenta l'80% delle cause e uno che rappresenta il 20%. Secondo voi i problemi di natura tecnologica, quindi che ne so, il fault di un cluster piuttosto che di un sistema di replica, in quale delle due ricade? Provate a dirlo. Sta nell'80 o nel 20% delle cause, secondo voi? Esattamente, perché l'80% dei motivi di un disservizio sono associabili a processi di gestione, tipicamente delle operation, inadeguati o errori umani. Quindi questo non vuole in qualche modo dire che qualunque cosa facciamo non risolverà il problema, ma non è la panacea di tutti i mali. Noi in quanto tecnici ci dobbiamo preoccupare di far sì che tutto funzioni nel modo giusto, ma dobbiamo scegliere le soluzioni e definire anche i processi che stanno attorno a queste soluzioni tecnologiche per essere sicuri che anche tutto ciò che ci sta attorno in qualche modo supporti quei requisiti di alta disponibilità. Quindi una volta che abbiamo capito questo possiamo ragionare effettivamente sulle esigenze, perché parliamo spesso di HA, degli ambienti di produzione strausata, a vari livelli ovviamente, ma è necessario capire un po' quali sono le esigenze. Intanto, secondo voi, tutti quanti i progetti necessitano di una configurazione complessa in HA? Esattamente, perché è necessario capire il DB, visto che stiamo parlando del database oggi, sottenderà un servizio di tipo mission critical o un servizio che, se interrotto, genererà una perdita per l'azienda. Se io ho un sito di e-commerce, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo di default genererà una perdita economica. Se invece ho un sito che in qualche modo ha più letture che scritture e magari non è neanche stravisitato, potrebbe non essere necessario. Magari per un servizio intranet si potrebbe anche valutare che il gioco non vale la candela. Secondo voi, visto che prima anche Marco aveva parlato della disponibilità 5.9, tutti i servizi che eroga la vostra azienda hanno bisogno effettivamente di questo livello di disponibilità? Anche in questo caso la risposta è no. Bisogna analizzare quali sono gli SLA del servizio, perché è inutile costruire una fortezza in mezzo al deserto. È importante valutare alcuni parametri come il recovery time object e il recovery point object, quindi il tempo che potete sopportare come disservizio prima di iniziare a perdere denaro e, una volta ripristinato il servizio, se e quanti dati potete effettivamente perdere a causa di questo disservizio. Ma soprattutto dovete tenere un occhio al budget, perché costruire la fortezza in mezzo al deserto piuttosto che una capanna ha un costo importante, e se per quel servizio la cosa non è giustificata state buttando dei soldi. Chiudiamo col dire: secondo voi si può stabilire che c'è una soluzione giusta o una sbagliata o no? Non possiamo dire che ce n'è una giusta in assoluto e una sbagliata, perché ogni approccio che possiamo scegliere, ce ne sono numerosi, risponde a un'esigenza molto specifica. Dobbiamo stare attenti anche all'ambiente operativo nel quale operiamo, perché io do per scontato nella mia esperienza che il data center implementi già una serie di soluzioni per l'alta disponibilità, quindi sia tutto ridondato, quando dico tutto parlo dall'ultimo degli switch al router perimetrale fino allo storage e così via. Però non è una cosa scontata, molti piccoli CED non sono esattamente adeguati anche dal punto di vista dell'alimentazione o del raffreddamento, quindi magari andate a costruire un database con disponibilità 5.9 e poi appena c'è uno sbalzo di tensione vi butta giù tutto quanto il sistema e il castello di carte crolla. Dovete inoltre considerare attentamente, come aveva detto Marco Carlessi prima, anche l'impatto sulle applicazioni, perché alcune soluzioni sono trasparenti per l'applicazione, altre invece impongono dei vincoli anche abbastanza importanti che non sono trascurabili. Quindi dovete sempre valutare se l'applicazione l'avete sviluppata voi e se avete possibilità di aggiornarla,
oppure se l'applicazione l'avete comprata da una terza parte, o un prodotto da scaffale che non potete modificare, quindi potrebbe anche essere che non supporti l'approccio che avete scelto. Quindi ci sono vari vincoli da considerare. Una volta che abbiamo capito quali sono le aspettative e i limiti di ciò che possiamo fare, dobbiamo ragionare sulle aspettative. Quindi proviamo a mettere sull'asse delle ascisse i famosi 5-9. Sotto ognuno di questi ho messo il tempo complessivo anno che rappresenta quel 9. Se notate, al quinto 9 sono 5 minuti di indisponibilità in tutto l'anno. E ricordate che l'uptime è diverso dalla disponibilità, perché un sistema può essere up and running, ma il servizio può comunque essere indisponibile per l'utente. E la manutenzione programmata non è assolutamente considerata in questi 5 minuti, perché all'utente finale che il sistema sia irraggiungibile, scusate, che il servizio sia non disponibile perché c'è stato un fault di uno storage, oppure voi state installando delle patch, per lui è tutto indifferente, di fatto non raggiunge il servizio. Quindi bisogna stare attenti a questa cosa qua. Sull'asse delle ordinate proviamo a impostare macroscopicamente ciò che sono i costi e la complessità di realizzazione, quindi per matchare ciò che è la disponibilità rapportata al costo e alla complessità. Al primo decimale di solito abbiamo la replica di database, al secondo decimale iniziamo ad avere il cluster attivo passivo, e invece con le soluzioni Share Nothing riusciamo ad arrivare al terzo decimale, quindi ai famosi 5-9. Ma proviamo a mappare un attimino le varie soluzioni realizzabili attraverso MySQL con queste soluzioni qua. Quindi si parte dalla replica irrobustita col Fabric, poi abbiamo le varie soluzioni di clustering, quindi quelle basate su Windows Cluster, su RDD e così via, e alla fine di questa catena abbiamo MySQL Cluster, che come vi diceva Marco, come vi diceva Luca, non è MySQL in cluster, ma è proprio un prodotto a parte. Il nome può essere effettivamente fuorviante. In questa tabella, che probabilmente avete già visto stamattina, ho riassunto tutto ciò che sono le varie soluzioni ufficialmente supportate. Ce ne sono anche altre realizzabili, dipende un po' dalla vostra fantasia, ma queste sono quelle ufficialmente supportate da Oracle. Questa non la stiamo a commentare, ve la lascio come reference, quando scaricherete le slide ve la potete rivedere tranquillamente. Io adesso vi farò una rapida panoramica delle quattro principali dal mio punto di vista, e poi Mirko vi farà vedere in particolare come funziona MySQL Cluster. Partiamo dalla replica di database, quella là che sta al primo decimale. È tipicamente l'approccio più comune, perché? Perché di default con MySQL, ed è il modo più semplice per replicare, per creare una copia dei dati. Di fatto qua non stiamo garantendo una vera e propria alta disponibilità del servizio, ma stiamo garantendo una copia dei dati, perché voi sapete che una cosa sono i dati, una cosa è l'accesso al dato, che sono due aspetti ben diversi. Come funziona? Funziona in maniera molto semplice: un server master replica i dati ad uno o più slave. Questi slave possono essere utilizzati solo come copia di backup, oppure molto più semplicemente possono essere utilizzati per fare delle cose più complesse. Vediamo rapidamente come funziona la replica. Abbiamo il nostro applicativo che attraverso il session thread scrive dei dati sul database. Questi dati vengono contestualmente scritti anche sul binary log. Il binary log appunto contiene tutta la coda di tutto ciò che è stato fatto. Il dump thread prende e copia questi dati sullo o sugli slave remoti. Questi dati finiscono su una copia speculare del binary log, che si chiama relay log. Un thread lato slave prende e copia, riesegue, quindi copia questi dati dentro il database remoto. Questa copia si può fare in vari modi, dopo andremo a vedere come. Però, questo è quello che dicevo, copia dati sul database. Ragioniamo un attimo su cosa possiamo fare con la replica, ve l'ha già accennato Marco prima. Pensare che sia solo e soltanto una duplicazione dei dati è un po' limitativo per me come approccio. Possiamo pensare di usarlo per fare scale out di piattaforma, quindi una crescita orizzontale. Questo è un tipico scenario: abbiamo le nostre brave web app che scrivono su un database, leggono e scrivono da quel database. Questo database, per duplicare i dati, scrive su uno o più slave, e
e a quel punto nessuno ci vieta di disaccoppiare le scritture dalle letture, quindi usiamo il master soltanto per le scritture e usiamo gli slave per le letture. Questo perché la maggior parte delle web application hanno una simmetria tra ciò che è la lettura molto maggiore rispetto alla scrittura. Quindi questo ci consente in qualche modo di scalare orizzontalmente, quindi aumentare le performance per ciò che riguarda le letture. Non è la soluzione ideale per le scritture, ma questo lo possiamo approcciare in maniera diversa. Qual è uno degli approcci? Quando vi dicevo, bisogna ragionare sulle applicazioni. Il routing delle query tra master e slave e qualunque altra logica deve essere sviluppata a livello di applicazione, non casca dal cielo. Quindi voi alla vostra applicazione, se non è nativamente, se non supporta nativamente questo approccio, glielo dovete aggiungere voi, gli dovete dire scrivi da una parte e leggi dall'altra. Quali sono le modalità di replica? Sono svariate, quella di default e quella asincrona. Cosa succede in quella asincrona? Molto semplicemente il master fornisce l'hack della commit della transazione all'applicazione prima ancora di aver scritto i dati sullo slave, quindi glieli spedisce e non aspetta nessun hack per poter fornire un ok all'applicazione. Questo sicuramente non introduce nessuna latenza, perché per l'applicazione è tutto trasparente. Dall'altra parte c'è il rischio di generare inconsistenza di dati, perché potremmo trovarci con degli slave non sincronizzati rispetto al master e a fronte di un fault e di un eventuale failover ci troveremo nella situazione in cui non c'è una vera copia speculare. Da questo punto di vista ci viene incontro la replica semisincrona, perché il master, prima di fornire un hack all'applicazione, comunque sia aspetta a un hack dallo slave, l'hack per la ricezione, quindi la scrittura di fatto sul relay log, non della scrittura sul database. Quindi intanto siamo sicuri che almeno uno slave abbia ricevuto i dati e abbia una copia più o meno consistente. Poi andiamo avanti, quindi è ancora serializzato il processo, ma di fatto abbiamo una garanzia in più. Solo con MySQL Cluster possiamo introdurre invece una copia sincrona, dove l'hack della transazione viene fornito solo e soltanto quando gli slave, o perlomeno quando gli altri data nodes, visto che si parla di MySQL cluster, hanno effettivamente scritto i dati. Questo garantisce indubbiamente una garanzia sulla consistenza dei dati sui vari data node, ma in qualche modo potrebbe introdurre una latenza maggiore. Questo a grandi linee, perché poi su MySQL Cluster questa tecnica è estremamente evoluta e si adatta anche ad ambienti che hanno bisogno di bassissima latenza e che hanno caratteristiche particolari, quindi ogni cosa deve essere valutata volta per volta. Tutto questo come si può monitorare? Attraverso il Replication Monitor, che ci fornisce in tempo reale lo stato delle repliche, quindi ci dice se effettivamente stanno funzionando correttamente e se c'è uno o più slave che in qualche modo sono in una situazione di inconsistenza perché magari hanno dei timeout, hanno dei problemi di rete, hanno qualunque cosa. Considerate che non devono essere necessariamente uno accanto all'altro, master e slave, proprio anche per il fatto che li state usando per replicare i dati e volete essere sicuri, quindi a fronte di un problema sulla singola sala del data center potreste perdervi tutto quanto, no? Vediamo come poter superare i limiti. Ve l'ha spiegato ampiamente, io magari mi ripeterò un po', Marco vi ha spiegato il discorso del fabric. Il fabric nasce per provare a superare i limiti imposti dalla replica, perché la replica, abbiamo detto, è interessante perché ci consente di scalare orizzontalmente sulle letture, ma in qualche modo non ci aiuta in alcun modo sulle scritture. E in più ha un altro problema, non ha nessuna funzionalità per i failover. Cioè, se noi ci accorgiamo che in una situazione di replica il master è down, l'applicazione non andrà automaticamente sugli slave, quindi dobbiamo dirglielo a mano. Quindi introduciamo il tempo in cui scopriamo che c'è il problema, cerchiamo di aggiustarlo, come diceva Marco, scacciavitiamo, non ci riusciamo, facciamo failover a mano e il risultato è che abbiamo ampiamente superato quei 5 minuti famosi del downtime. Quindi in qualche modo il fabric ci aiuta a automatizzare le procedure di failover tra master e slave, ovviamente ragionando in un'ottica un pochino più ampia. Non abbiamo più un master e uno slave, ma un gruppo di server.
Fabric alla fine rappresenta esattamente ciò che dice la parola, crea una trama, un tessuto tra ciò che è l'applicazione e ciò che sono i server sottostanti. Si vedono poco, sono in grigetto, ma guardate quante correlazioni si vengono a creare. Quindi l'HA è garantito sotto vari punti di vista e soprattutto non ci dobbiamo preoccupare di quando questo avviene. Abbiamo fatto vedere Marco anche quanto è banale introdurre a caldo, aggiungere a caldo una macchina alla replication group. Ovviamente anche in questo caso l'applicazione deve sapere di che si tratta, perché a meno che sia Fabric Aware dovete sviluppare voi le funzionalità per utilizzarla. Introduce tra le varie cose, non solo la CA, introduce anche un principio di sharding non equivalente a quello di MySQL Cluster, però diciamo va in quella direzione. E offre nativamente tutta una serie di connettori per evitare di dover insegnare all'applicazione a ruotare su tutti i server. Voi gli dite soltanto qual è la CA group e poi sarà l'applicazione, attraverso il Fabric Controller, a chiedere di volta in volta a chi si deve rivolgere. Passiamo al secondo decimale, quindi al 99,99%. Si tratta del classico cluster Active Standby o Active Passive, che a dir si voglia. Perché si usa questa soluzione? Perché una duplicazione dei dati può non bastare. Come abbiamo detto, una cosa è avere una copia dei dati per evitare di perderli, una cosa è garantire l'accesso a quei dati. Perché se io ho il dato duplicato ma non riesco, la mia applicazione non riesce a usufruirne, siamo fregati. Inoltre abbiamo visto che il tempo per il failover manuale è importante e non possiamo sperare di riuscire a farlo per tempo, perché può accadere in qualunque momento, anche di notte, e perché non possiamo sperare che sia l'applicazione a risolvere magicamente il problema. Tutte queste operazioni devono essere trasparenti. Quindi la CA con l'Active Passive è uno dei primi passi. Come funziona? Abbiamo tipicamente un server attivo e altri in standby. Ci sono anche soluzioni che hanno più server attivi ma ripartiscono i dati in maniera diversa. Quindi che succede? Che a fronte di un fault sul server attivo ci sarà un processo che scatenerà l'operazione di failover e quindi uno dei server dormienti prenderà in carico le risorse, i volumi che contengono i dati e ricomincerà a erogare il servizio. Ci sono tanti modi per farlo, io ve ne racconto i tre principali. Il primo, quello un pochino più moderno, è basato sulle infrastrutture virtualizzate. Cosa abbiamo qua? Abbiamo il classico pool di hypervisor, in questo caso Oracle VM. Abbiamo un strumento di management, quindi l'Oracle VM Manager, e una storage da network basata su Iscasi, o meglio ancora su Fibre Channel, che contengono i dati delle virtual machine e i dati delle applicazioni. On top a questi hypervisor mettiamo delle virtual machine, appunto. Oracle fornisce un template già pronto all'uso basato su Oracle Linux e su MySQL Enterprise, che consente cosa? Consente di fare intanto la migrazione a caldo delle macchine per quando c'è una manutenzione programmata dell'hypervisor. Consente di fare il restart automatico della virtual machine su un altro hypervisor a fronte di un fault hardware dell'hypervisor stesso. E a fronte di un sovraccarico della macchina specifica che la sta erogando, quindi dell'hypervisor, può bilanciare le risorse e spostare la virtual machine a caldo sempre su un altro server. Questo in maniera del tutto trasparente per le applicazioni e senza richiedere operazioni manuali. Questo stack è completamente supportato da Oracle in modalità 24x7, quindi chi sceglie questo approccio perché già usa Oracle VM o ha intenzione di utilizzarlo, questo approccio è quello più moderno. Ci sono altri due approcci basati su storage condiviso o su storage locale. Vediamo quello su Windows. Abbiamo il nostro pool di web application che contatta un virtual IP, quello del database. Questo qua bilancia appunto le risorse su un Windows cluster classico. Questo qua supportato non da Oracle ma da Microsoft ovviamente. Quindi dovete pagare le licenze e supporto a Microsoft. Il server attivo detiene le risorse, il controllo delle risorse, quindi e dei volumi che contengono i dati tipicamente. Il failover avviene col classico meccanismo di upbeat più il quorum, quindi a fronte di un fault il server in standby diventerà il server attivo. Questo sistema è gestito direttamente con gli strumenti nativi di Microsoft e consente di avere un disservizio ridotto, ma sicuramente vi impone una serie di scelte architetturali, tipo lo storage condiviso, che comunque sia è uno degli oggetti più costosi in tutta questa catena che abbiamo visto.
L'approccio basato su Linux, che sia Oracle o meno, è un po' diverso. Abbiamo sempre le web application che contattano un virtual IP. Questo virtual IP bilancia due o più sistemi, quindi anche questi in active standby. Ma qua non abbiamo uno storage condiviso. Ognuno scrive i dati sul proprio volume locale. Poi c'è un processo come DRBD che si preoccupa di fare la sincronizzazione del dato tra i due sistemi. Pacemaker e ColoSync invece in qualche modo fanno da upbeat e da gestione delle risorse. Quindi a fronte di un fault del server attivo, le risorse vengono switchate sul server in standby e i dati sono sincronizzati su entrambi, quindi di fatto non c'è un problema di chi detiene la copia master, perché entrambi sono master dal punto di vista dei dati. Questo consente di usare hardware commodity, non vi impone l'utilizzo di una storage network condivisa tra i due, sicuramente riduce la quantità di single point of failure. In qualche modo avendo una replica sincrona dei dati a livello non di MySQL ma a livello di file system locale, riuscite a risolvere il problema. Ovviamente la replica sincrona prevede che il file system sottostante sia di tipo con journaling, quindi un X3, un X4, quelli classici su Linux. Passiamo invece al cluster attivo, quindi un approccio diverso. Abbiamo visto quello basato su virtual machine, quello basato su storage condiviso, su storage locale. Vediamo invece su qualcosa che non condivide niente. Abbiamo visto che le repliche di database hanno svariati problemi, non superano un certo livello di disponibilità, scalano bene sulle letture ma non sulle scritture. La consistenza non è certa e il conflitto non è gestito. Quindi a fronte di un problema abbastanza importante, magari anche a livello applicativo, voi non avete nessuna garanzia sulla consistenza dei dati. Quindi è facile che in qualche modo il sistema sia un pochino più complicato del previsto da riavviare. I cluster attivi passivi raggiungono un maggior livello di disponibilità, ma hanno un problema importante, che sprecano hardware, e ne sprecano non poco, perché nel caso migliore state sprecando il 50%. Scusate, nel caso peggiore state sprecando il 50% delle risorse. No, nel caso migliore. Nel caso peggiore, se magari è a 3 nodi, state sprecando il 66%. Quindi, pian piano che aumentano i nodi standby, aumenta il rischio di... non il rischio, aumenta lo spreco effettivo delle risorse. Da questo punto di vista, le infrastrutture Share Nothing hanno un vantaggio. Perché? Perché di fatto ogni nodo, ogni sistema all'interno dell'architettura è autoconsistente, non ha degli elementi contesi con gli altri sistemi e di fatto riduce il single point of failure. Tra l'altro, non avendo oggetti contesi, condivisi, magari di prossimità, come potrebbe essere lo storage, consente di iniziare a pensare un po' più in grande, ad esempio fare georeplica, applicare delle soluzioni che in termini di HI, disaster recovery, possano essere un pochino più serie, più robuste. Vediamo rapidamente come funziona, ve lo introduco soltanto l'argomento, poi lascio la parola a Mirko che è l'esperto sul tema. MySQL Cluster ha tre tipologie di nodi, quindi non è il classico database autoconsistente. Ha gli application node che espongono il classico protocollo MySQL e quindi la porta per il protocollo MySQL ed espone anche i vari accessi di tipo NoSQL, quindi Memcache, accessi REST, HTTP e così via. Tutti i dati vengono contenuti dai data nodes. I data nodes altro non sono che quei singoli database in memory, quindi non su storage ma in memory, che contengono una parte dei dati perché introduce lo sharding. Quindi non è detto che ogni singolo data node contenga tutto quanto. Ognuno conterrà una quota parte dei dati. Tutto questo verrà gestito in maniera autonoma attraverso anche il management node, che oltre a fare arbitration tra tutti i vari sistemi, si occupano anche di fare il controllo dell'infrastruttura. Perché in qualche modo nasce per scalare questo qua? Perché intanto avere i dati su sistemi attivo-attivo consente di avere il multi-master, quindi non dovete più preoccuparvi di scrivere su uno e leggere dall'altro. Qualunque nodo è pronto a darvi accesso alle tue scritture. Lo sharding condivide i dati, spezzetta i dati tra più sistemi, ovviamente facendo anche una replica, quindi non è che è morto un nodo vi perdete l'intero shard, quello stesso shard sarà condiviso anche con altri tipicamente. Quindi
anche la morte di più nodi tipicamente riesce a risolvere questa cosa in base a quanto è grande la vostra infrastruttura. I nodi sono indipendenti e potete iniziare a pensare alla georeplica. Quindi potreste avere dei nodi presenti sul data center di Roma e altri nel data center, che ne so, di Milano, e bilanciare le risorse in vari modi, anche a fronte di un fault dell'intero data center, cosa che uno vorrebbe evitare, ma può accadere. Come vi dicevo, non ha nessuna risorsa condivisa e raggiunge la disponibilità 5-9, quindi quei famosi 5 minuti di disservizio all'anno, perché praticamente i nodi riescono anche a autoriavviarsi a fronte di un fault e diciamo nel limite del possibile a comunicare direttamente agli altri nodi che sono indisponibili. Quindi le applicazioni, quando interrogheranno il sistema sottostante, non si accorgeranno che uno dei nodi è morto, perché ci saranno gli altri già a rispondere. Supporta, come vi dicevo, sia le classiche query MySQL, quindi attraverso l'application node che esporta il MySQL, e tutti quegli approcci NoSQL tipici, diciamo, dell'approccio moderno. Quindi potete interfacciarvi con Node.js, con Memcache, con Apache, con connettori per Java e così via. Quindi avete una grande disponibilità di connettori nativi che vi consentono di andare oltre al classico approccio col JDBC connector, per capirci. E adesso lascerei la parola a Mirko, che vi racconterà nello specifico quali sono i vincoli che dovete tenere a mente nella scelta della soluzione, perché abbiamo visto che ognuna ha i suoi pro e i suoi contro, ha i suoi limiti, ha anche i suoi costi. MySQL Cluster sulla carta sembrerebbe la soluzione migliore, ma è la soluzione migliore quando applicata al posto giusto. Se voi cercate di utilizzarla nell'ambiente sbagliato, sicuramente vi pentirete della scelta fatta. Quindi è importante capire esattamente quando e dove usarlo. Quindi lascio la parola a Mirko. Buon proseguimento.